essere qui al Centro Studi Americani. Io sono molto lieto di darvi il benvenuto nella qualità di consigliere dell'istituzione culturale che è ormai quasi e sono lieto di darlo oggi avendo accanto l'amico Francesco De Paolo, che è un amico ed è uno dei giornalisti, credo, che non so se si può continuamente ospitare l'altro. Stiamo facendo i complimenti a Francesco, non soltanto per il rapporto dei principi che mi viene venuto, ma anche per la stima professionale. E sono contento peraltro che questa iniziativa cada un fronte da un fragmento felice dell'ambito di questo libro, che credo possiamo dedicare a questo pomeriggio. E siamo qui per in realtà un'iniziativa che avete già vista anche Ilaria Calestini con la sua casa editrice, perché oggi facciamo una conversazione che parte da questo libro greco, Eroe Europa, Francesco De Paolo, appunto. È un libro che ovviamente alcuni di voi hanno già letto, che non ha fatto ovviamente non si distacco, è un racconto che parla attraverso testimonianze di casi, sia all'inizio con ricordando le vicende economiche che hanno segnato il paese, ma anche con appunto le descrizioni di eroi, di idealisti italiani che sono eroi per la Grecia e eroi anche per l'Europa. Prima di entrare nella discussione con i nostri ospiti, vi saluto e ringrazio, io direi proprio a Francesco se vuole di introdurci lui in questo viaggio che lui ha raccontato e provato a sintetizzare in questo libro. Grazie. Gentili signori e cari amici, buonasera, grazie di essere intervenuti e soprattutto grazie insomma al Centro Studi Americani per la delicatezza di aver voluto ospitare un evento simile e soprattutto la sensibilità insomma di Paolo nel tentare di dare luce a un argomento di cui tanto si è dibattuto negli ultimi 3 anni, ma al pari di cui mancano, secondo me, tanti elementi che mi sono toccati, sono tante. Abbiamo intitolato questo evento davvero della Troica perché gli Stati Uniti hanno un legame forte con il vecchio continente, con la conseguenzialità di quel tempo. Il crack lemma, il primo livello è stato nel vecchio continente, e il vecchio continente è Grecia. Che è successo in Grecia? In Grecia è andato in scena il teatro conosciuto, si sono sprecati titoli in questi anni, l'esperimento mai riuscito dell'euro, la distrazione dei politici greci. In realtà possiamo individuare la drammaticità dei fatti greci con una parola, il teatro e la realtà. Un paese che non ha i numeri per essere autosufficiente economicamente, l'alimentazione e idratazione forzata che hanno scelto di imporre alla Grecia, con i risultati che oggi sono questi: 1,5 miliardi insomma, di denaro che abbiamo nel 2013, ma i dati OCSE che ci dicono i bambini sottopeso, la salute devastata, la sfera dei diritti che non esiste più, la TV di Stato chiusa, miliardi di ammalati, di drogati, gente che ha l'AIDS e non ha il denaro per curarsi, malati di cancro, che io ho visto personalmente nel trascorso 2012 in Grecia, che non avevano soldi per curarsi. Allora che succede? Succede che lì, dove non la Grecia sta morendo, ma l'Europa sta pericolosamente affondando, lì dobbiamo lavorare per ricominciare, per immaginare non solo come utopie di intellettuali, di amici, insomma di gente un po' a cascio, che non la definiscono di Roma, come europei. Immaginare una rinascita, un neo-rinascimento del Mediterraneo. Ho immaginato di dedicare un video, non i numeri della crisi, ma la rinascita. Perché? Perché i numeri tragici li abbiamo avuti a Pizzetti, siamo anche stufi di leggere di delirio negativi, di tanti politici giù. Abbiamo bisogno di una speranza. Allora la speranza può essere degli eroi. In generale De Gaulle diceva che la politica è una cosa troppo seria per essere lasciata ai politici, perché alcune volte bisogna che ci sia uno scatto di re, magari del civismo, magari della classe intellettuale, magari degli imprenditori che ci stanno dando da fare. In questo libro io ho inteso inserire quegli esempi alti, non solo della politica di 2000 anni fa, con il Milo, come il patriota greco Atanasio di Athos, che con la sua eroica resistenza insomma, ha combattuto nei confronti di tutti con l'opposizione di tutti, ma anche di esempi degli ultimi anni. Io ho citato due
Quinones, che è una delle donne più importanti della NASA, solo 24 anni, una ragazza che è partita da una piccola città del centro nord Grecia senza alcun mezzo economico significativo, che oggi alla NASA è una delle scienziate più ambite e ricercate di tutto il pianeta. Ho citato un esempio di industriale, uno che non ha conflitti di interessi, che è riuscito con la sua caparbietà a raggiungere dei risultati economici importanti. Un giocatore di base, figlio di seconda generazione, di genitori africani, cresciuto senza un centesimo ad Atene, ma che oggi è stato chiamato nell'NBA a giocare a basket negli Stati Uniti, ed è un ragazzo di origine africana ma di cittadinanza greca. Insomma, ripartire non è soltanto un'idea o un'utopia o soltanto una cosa che scriviamo sui giornali per invitare i cittadini a comprarli. La ripartenza è qualcosa che ci deve caratterizzare, perché certificare un fallimento, ammassare le diagnosi sulla scrivania non servono a curare il male. E allora oggi siamo qui per dare una speranza al popolo greco e per ricordarci, senza essere Cassandra, che alcuni numeri ci avvicinano pericolosamente alla Grecia. L'Italia non lo è, ovviamente, come abbiamo detto tante volte in passato, ma se non riparte un qualcosa dal cuore del Mediterraneo, da chi ha dato Natale alla città, la filosofia di Atene, il diritto di Roma, beh, forse l'Europa intera potrà proseguire per ancora pochi anni. Grazie. Centro Studi Americani, nella nazione che quest'anno cerca di dedicare molta attenzione al rapporto con l'Unione Europea, non soltanto perché è interessante dal punto di vista dei progetti di scambio di trattati di collaborazione commerciale tra i due continenti, ma perché crediamo che anche l'analisi comparata della crisi, come è stata gestita e interpretata, risolta negli Stati Uniti, può essere di grande interesse per noi, e credo che nel momento in cui ci apprestiamo con una certa retorica ad accogliere nei prossimi mesi il semestre europeo di presidenza italiana, e ci apprestiamo, anche se siamo molto distratti dal centro di politica interna, anche all'appuntamento delle elezioni europee, dove peraltro una personalità politica greca si sta affermando in campo della sinistra, questo credo sia un elemento di interesse. Bene, in tutto questo non possiamo prescindere, qui, come dire, Francesco è mosso non soltanto dagli effetti che lo portano in Grecia, ma anche quelli da una capacità giornalistica di cogliere che noi dal rapporto con questo paese non possiamo prescindere, se vogliamo immaginare quello che Francesco ha definito dopo il rinascimento dell'Europa. E allora, come dire, il confronto competitivo con gli Stati Uniti può essere importante, e può essere importante, credo, anche guardare con maggiore attenzione, per esempio, a quello che sta avvenendo adesso in Grecia nel loro semestre di presidenza. E quindi con questo contesto che vorrei cedere ora a Dimitri Grigliovanis, non so se l'ho detto correttamente, Dimitri è un giornalista e corrispondente dell'ex di Stato, prima Francesco ha citato, non so quanti di voi ricordano, qualche mese da quando è stato chiuso. In Italia si è parlato molto poco e noi siamo abituati a sentire televisioni chiuse in regimi non democratici. Quello che è successo in Grecia è invece stato un fatto di una violenza così forte che è in paio con la nostra distrazione. Quindi mi fa ovviamente piacere darle la parola questa sera. Grazie. Sono molto contento perché siamo questa sera a presentare per la prima volta, da quando è scoppiata la crisi, un libro non sulla crisi, ma un libro sulla Grecia, ma sulla Grecia che combatte la crisi, la Grecia contro la crisi. Un libro scritto con grandissimo amore, con grandissima attenzione, da un vero cuore come Francesco Petaro, e
e che appunto ha selezionato dei personaggi, delle situazioni per far vedere come questo paese europeo dell'Eurozona, paese importante per la futura, per la storia dell'Europa, sta reagendo, o alcuni personaggi singoli stanno reagendo a questa tremenda crisi economica che si è avuta su tutti. Abbiamo dei personaggi importanti, selezionati attentamente, con i quali Francesco ci ha parlato, come nel caso di Beto Spartans, il grande scrittore, come sapete è uno dei promotori di un nuovo movimento del centro-sinistra, attualmente in Grecia, via di formazione, non così facile come sembrava all'inizio, oppure un giornalista, un collega, Costa Sfaxevanus, che è un giornalista che è emerso proprio grazie alla crisi, perché Sfaxevanus faceva già giornalismo investigativo in tutti questi anni, ma era un nome tra i tanti giornalisti che facevano un po' infotainment nelle televisioni, canali televisivi privati e greci, che non sono eccellenti dal punto di vista della qualità. Adesso invece con la crisi Sfaxevanus è diventato un vero giornalista investigativo, lo sapete forse, qualcuno di voi lo sa, lui è stato il giornalista che ha rivelato i contenuti della famosa lista Lagarde o Feliciani, per dirsi voglia, quindi di chi aveva dei conti nelle banche svizzere, personaggi greci importanti avevano dei conti nelle banche svizzere, bisognava indagare su chi di questi aveva dei conti non dichiarati al fisco, quindi erano degli evasori fiscali, e chi no. C'è stata una commissione parlamentare d'inchiesta che ovviamente ha concluso i suoi lavori senza nulla di fatto, perché il governo greco non ha mostrato di avere alcuna intenzione di combattere l'evasione fiscale. Oppure anche personaggi come l'ha citato Francesco, il famoso basketballista, adesso mi guardo il nome che non è facilissimo, Antetokounmpo, esatto, africano, origine africana, pelle nera, quindi vittima di razzismo, discriminazioni e di tutte le cose che purtroppo sono emerse in Grecia con la crisi, con un partito dichiaratamente nazista che purtroppo ha preso il 7% nelle elezioni di 2 anni fa e quindi ha 17 deputati in Parlamento, e poi sta facendo una splendida carriera nel basket americano. E per personaggi erano del passato, tu citi, mi ha stupito molto questo Athanasios Diakos, un eroe della rivoluzione greca del 1821. Qualche uno di voi forse lo ricorderà, perché in scuola l'unica rivoluzione degli anni 20 e 21 che è riuscita vittoriosa, che ha attratto anche tantissimi figlioli italiani, Santo Antonio di Santa Rosa, c'è un nome per tutti, che mi ha stupito però l'aver selezionato proprio particolarmente questo personaggio a limite tra la laicità e l'antiapo, quindi a limite tra la laicità e l'impegno politico, l'impegno combattente, perché era un combattente ortodosso greco, mentre invece proprio contemporaneamente, come tu sicuramente sai, Francesco in Italia, l'eroe della rivoluzione greca più famoso, che è celebrato in tantissimi quadri, ritratti, anche poesie, canzoni, eccetera, era Marco Stuboso, ovviamente. E quindi insomma anche in questo c'è l'attenzione di Francesco nel dover selezionare, non seguendo la corrente, ma con un suo occhio particolare, particolare tipo. Due parole su dove va questa Grecia, diciamo, della speranza, questa Grecia costruttiva, questa Grecia che si rifiuta di sottomettersi, diciamo, ai diktat della troica, della finanza internazionale, come ce la descrive Francesco. Si sta avviando, come citava prima il nostro modello, si sta avviando verso una decisione rischiosa politicamente, ma altrettanto importante, non solo per la Grecia, ma anche per l'Europa. È molto probabile che ci sia, non si sa quando, ma un lasso di tempo ravvicinato, ci sia un esecutivo, un governo greco
che per la prima volta da quando è scoppiata la crisi dirà chiaro e netto no alla politica di austerità. E noi tutti i greci, e io spero anche l'Unione Pubblica Europea, in particolar modo quella italiana che attualmente soffre della crisi, avranno la sensibilità di capire i motivi di questo, perché non è un nuovo aprioristico, è uno che deriva da 3 anni e più di sofferenze, di vera distruzione reale dell'economia di questo paese, rispondere nella maniera in cui anche il caro Francesco De Paolo ha un sentimento che ha riversato questo suo interessantissimo libro, ed è un sentimento di simpatia, di solidarietà e di amore. Grazie. Grazie molto, e naturalmente tutte queste vicende naturalmente hanno un impatto rilevantissimo sulla politica e sulle politiche, e la politica e le politiche hanno avuto un impatto su queste vicende. Nel cedere una parola al Presidente, che saluto e ringrazio, persona attentissima delle dinamiche italiane e europee, Presidente dell'Assemblea dei Parlamenti del Mediterraneo. Al senatore Caruso volevo chiedere se da questo punto di vista, secondo lui, anche nella parte nuova che sta entrando il nostro paese, non è ancora chiarissimo i suoi contorni, per cui sappiamo che potrebbe essere il Presidente del Consiglio, non sappiamo quale sarà il programma, non credo sia da questo punto di vista, almeno in questa sede, interessante sapere chi farà i ministri, ma per esempio credo che dovremmo interrogarci, parlo anche nella sede dei parlamenti, se effettivamente è giusto sostenere la linea del governo greco su nuova austerità, come anche rafforzarla dandogli un contenuto alternativo. Da questo punto di vista io insisto, come per ogni caso di questo weekend, anche prendendo a modello la politica che il governo americano, l'amministrazione del congresso hanno saputo preferendo investire non solo con una politica dai cordoni della borsa larghi, ma investire anche in una prospettiva di un welfare più solido, quindi diciamo così, nel doppio binario. Ecco, al senatore Caruso chiedo se secondo lui c'è un processo di maturità in corso della nostra politica. Vi chiedo anche se vuole, se si ricorda l'intervento che ha fatto recentemente proprio nel contesto europeo del Presidente della Repubblica italiana, che forse per la prima volta ha dato un segnale per il massimo rappresentante delle istituzioni italiane, che probabilmente quell'euro retorico che ci ha portato fuori strada è veramente incrinata, si sta voltando non nella direzione di un euroscetticismo, ma di un eurorealismo, perché alla fine non possiamo non avere un'Europa che sia anche un'Europa. Grazie per avere la parola. Grazie. Ringrazio tutti voi. La domanda forse richiederebbe un po' più di tempo di quello necessario, ma vediamo di stare appunto nei tempi europei. Indubbiamente noi oggi stiamo vivendo un momento molto difficile. Leggere questo libro, leggere la situazione greca, in qualche modo, in alcuni aspetti, in alcune analisi, si rivelano quelle che sono le situazioni anche italiane. Quando si fa la critica a un certo tipo di politica, si vede quello che è avvenuto in Italia. Quando si fa l'analisi di come certa politica di austerità voluta e imposta a molti paesi, non solo la Grecia, alla Grecia in maniera molto più dura, ma non dobbiamo dimenticare un passaggio che è stato determinante. Poi tra l'altro lo ha ricordato ultimamente anche in un suo libro l'ex presidente spagnolo Zapatero, quando il famoso George Cannes all'Italia volevano imporre le stesse misure attraverso un finanziamento forzoso da parte del Fondo Monetario Internazionale, le stesse misure che erano state adottate dalla Grecia. E di fronte a questa dichiarazione, a parte l'esistenza del nostro Presidente del Consiglio, che allora il Presidente Berlusconi, ci fu la famosa frase
suicidarmi, decido io come farlo. Quindi è chiaro che già in questa risposta vi era tutta la convinzione di come questo tipo di politiche potessero essere politiche che certamente non aiutavano il nostro paese in questo non avrebbero aiutato il nostro paese in questo momento. E devo dire che a questo punto di vista l'Europa è stata sorda, anche appunto come ricordava Paolo Messa, quei messaggi che da tempo normalmente sta lanciando questo gruppo. Non è la prima volta che il presidente americano invita i paesi europei a guardare un processo di crescita, di sviluppo del sistema economico attraverso maggiori investimenti, attraverso una concezione meno rigida della politica monetaria. Questo purtroppo ad oggi non è avvenuto. Ci sono segnali, il semestre greco, a cui seguirà il semestre italiano, sono due semestri di paesi mediterranei che certamente dovranno andare in quella direzione. Lo stesso intervento, anche se sinceramente per quanto mi riguarda ci aspettavamo qualcosa di più forte da parte del nostro Presidente della Repubblica, già è stato importante che il segnale andasse in una direzione diversa rispetto a quello che oggi, che fino ad oggi è avvenuto, e forse anche in questo era diffuso, lo dicevamo prima con il Presidente della stampa estera, vi è anche il senso del cambiamento di governo e dell'unità a fare in questa direzione. Non so se Letta avesse fatto bene o male, nessuno di noi, dicevo prima, ricordo che sono andato di bene, ma non c'è niente neanche che è stato fatto di male, forse ci voleva una scossa, qualcosa di più forte che potesse servire all'Italia per poter iniziare un percorso nuovo da questo punto di vista. E indubbiamente questa è la cosa che noi dobbiamo cercare di porre, andando a combattere quello che è un grande, e lo dico qui anche nella veste del Presidente dell'Assemblea parlamentare del Mediterraneo, che è un organismo che comprende tutti i paesi che si affacciano sul Mediterraneo, solo i paesi che si affacciano sul Mediterraneo e nessun altro. È un po' diverso dal, per esempio, dall'Unione per il Mediterraneo, che ho voluto a suo tempo dei francesi, per essere così, e che nacque sotto legge del Parlamento europeo, che ha comprende sia i paesi mediterranei sia tutti i paesi dell'Unione europea, e che purtroppo non funziona proprio per questo motivo. Noi siamo un organismo prettamente mediterraneo, ma proprio per questo spesso ci scontriamo con una mentalità turistica da parte dei paesi della, diciamo, del nord Europa, a, dice, in maniera forse un po' semplicistica, sotto l'egida della Germania e dei paesi dell'est, che certamente vedono il Mediterraneo quasi come un problema e non come una risorsa. Non capendo che invece affrontare e cercare di risolvere i problemi del Mediterraneo vuol dire creare la speranza per l'Europa che continui ad avere il ruolo che fino ad oggi l'Europa, altrimenti noi ci ridurremo quasi ad autoconsunzione in un processo nel quale l'Europa sarà sempre più marginale. Ormai è marginale nei confronti dei paesi asiatici, noi era in maniera marginale nei confronti degli Stati Uniti, oggi rischia di diventare marginale rispetto a tutto lo scenario internazionale. Più noi ci diviamo, peggio è. Noi invece capiamo che il Mediterraneo, quindi tutti i paesi che si affacciano sul Mediterraneo, diventano e possono diventare la grande scommessa di quello che è il futuro del nostro continente. Ma è un futuro per il quale bisogna investire, per il quale bisogna crederci, per il quale bisogna guardare i problemi, specialmente dei paesi frontalieri, parlo dei paesi del Nord Africa, parlo dei paesi del Medio Oriente, avere la capacità di affrontare situazioni drammatiche come quello ormai di conflitto sclerotizzato, come quello palestinese-israeliano, che è un problema che riguarda tutti, non è un problema solo loro. La crisi siriana oggi è una crisi che riguarda tutti noi, tutto l'Occidente, non è solo un problema di una certa zona. Lo sviluppo e la crescita dei paesi del Nord Africa, dall'Egitto alla Tunisia, all'Algeria, al Marocco, alla Libia, non è un problema che riguarda l'Africa, è un problema che riguarda l'Europa, ed è un problema
consente. Con questo forse la politica americana rimane la politica russa. La politica americana ultimamente ha pensato che innescare un processo così forte di cambiamenti e di rinnovamenti in quei paesi poteva servire a ridare, tra virgolette, la democrazia di un paese. Non è avvenuto questo. Erano paesi che avevano bisogno di un'attenzione, di un percorso un po' più aperto. Tant'è vero che oggi abbiamo situazioni drammatiche come la Libia, dove non si riesce ancora a definire che cosa e quale sarà il futuro di questo paese. Altre situazioni un po' più un po' diverse, come l'Egitto per alcuni versi, o la Tunisia, ultimamente stanno dando delle risposte positive. È vero, in questi giorni è stata approvata, sono stato una settimana fa a Tunisi, dove è stata approvata, formalmente firmata la nuova Costituzione, che insieme a quella egiziana sono le prime, uniche due Costituzioni di paesi, diciamo, arabi, chiamiamoli così, di cultura araba, dove per fortuna vi sono veramente aspetti importanti. Viene considerata la parità tra uomo e donna, viene riconosciuta la libertà religiosa. Certamente si proclamano paesi islamici, ma non sono affidati alla legislazione islamica, ma invece si rifanno a una costituzione di stampo più occidentale. Però questo non avviene in altre situazioni, quindi questo è tutto un problema che è venuto fuori da quella che è stata la cosiddetta primavera araba, che loro stessi ormai non chiamano più con questo nome, perché di primavera è rimasto ben poco. C'è solamente una grande preoccupazione, perché accanto a quelli che sono i problemi economici, che forse per alcuni versi ne sono stati il motivo e la causa scatenante, poi si sono affiancati i drammatici problemi che quel paese non manca ormai, che è quella della presenza forte delle organizzazioni islamiche fondamentaliste, che poi creano tutta una serie di problematiche. Io spero che, ecco perché dico, l'Europa e la Germania per prima, ma tutti i paesi del nord Europa devono imparare a guardare. Faccio un esempio veloce con questo concludo. C'è stato una riunione dei presidenti dei parlamenti mediterranei, voluto dall'Unione del Mediterraneo, a Marsiglia qualche mese fa, dove tra i vari interventi c'è stato l'intervento del presidente della Camera italiana, che riportava quello che da sempre la politica, anche essere italiana, ha sempre sostenuto come mezzo per lo sviluppo dei paesi, in modo particolare frontalieri del Nord Africa, quella della creazione di una banca mediterranea che potesse guardare al Mediterraneo e quindi a questi paesi come possibilità di sviluppo, in modo particolare della piccola e media impresa. Ebbene, di fronte a questa proposta, che è una proposta storica che noi abbiamo sempre portato avanti, c'è stata una reazione fortissima dei rappresentanti dei paesi del nord, che hanno detto: di questo argomento non se ne parla e non parliamo proprio. C'è stata una chiusura netta. Quindi questo fa capire come oggi quella difficoltà è la vera difficoltà da superare. Il problema non è l'euroscetticismo, è superare lo scetticismo del nord Europa verso il Mediterraneo, in una logica che è euro-mediterraneo, perché parlare solo di Europa oggi non ha senso. Parlare di euro-mediterraneo può avere un senso per il futuro e per un grande continente che sappia veramente avere un posto centrale nello scenario. Per cui poi cercavo di trovare il
strutture perché probabilmente dovrebbe avere senso almeno in formato elettronico avere delle traduzioni in inglese, francese, tedesco, eventualmente spagnolo, perché credo che sia utile raccontare queste storie. E pensavo dall'altra parte che poi noi anche in questo siamo accomunati alla Grecia, non soltanto per le radici che formano più lontano nel tempo, perché in effetti un grande sociologo come De Vita ha spesso raccontato l'Italia come un calabrone, perché in effetti noi con tutti i difetti nazionali che abbiamo, i quali da poco siamo anche orgogliosi, nonostante questo, quindi questo corpaccione pesante dello Stato, della politica che non funziona, delle imprese, dei sindacati, però riusciamo a volare sperando la forza di verità, e credo che anche noi riusciamo in questo grazie a tanti errori che quotidianamente fanno la loro parte per far crescere il paese. Quindi in questo vedo un altro binomio interessante, e tornando al Mediterraneo, io davvero sono convinto, con il video quello che ha detto il senatore Moruso, che per noi oggi questa è la frontiera che rappresenta non soltanto una evidente priorità in un'esigenza politica e diplomatica, ma rappresenta al tempo stesso una grande opportunità economica e di sviluppo, perché quello che sta succedendo in Tunisia, dopo un periodo difficilissimo, perché in Tunisia ci si sta arrivando adesso alla Costituzione e a nuovi progressi, dopo un periodo grandi tumulti rispetto ai quali l'Italia, che aveva un rapporto storico importante con Tunisia, è stata completamente assente per inseguire altre presunte priorità. E dicevo, la Tunisia in quell'area vedrà verosimilmente nei prossimi anni dei tassi di crescita interessantissimi. Credo che Tunisia diventerà una sorta di contratto, dei progetti internazionali molto importante da questo punto di vista, e credo che una parte anche delle vicende e leggi si possano spiegare anche con alcuni grandi interessi che riguardano quell'area del Mediterraneo. E però questi temi dobbiamo riuscire ad affrontarli, secondo me, come ha fatto anche con efficacia Francesco, in una chiave europea, mettendo a fatto comune questi patrimoni anche eroici. E anche qui adesso mi fermo con molto volentieri la parola a Martin Van Alden, che è il presidente della stampa estera, probabilmente ho cominciato male, no, non l'ho fatto apposta, perché credo che qui in questo il lavoro dei giornalisti sia naturalmente importante, e credo che sia anche importante il modo giornalisti vedono, quindi raccontano quello che succede in un paese in Italia come l'Italia. Grazie. Buongiorno a tutti, sono Marco Van Alden e sono il presidente dell'Associazione della Stampa Estera in Italia, a Roma, e sono a parte questo corrispondente del programma olandese del Telegraaf. Adesso ho sentito l'importanza che i giornalisti vedono e vanno. Ho sentito anche prima l'altro intervento dell'onorevole senatore Amoruso, che è importante che i paesi nord europei che imparano a guardare cosa succede. Come è successo, naturalmente c'è stata, come abbiamo visto, una critica nei confronti dell'approccio da parte dei paesi nord europei nei confronti della Grecia per quanto riguarda la crisi economica. Io non sono appunto qui per difendere la posizione dell'Olanda, perché non mi considero molto voce dell'Olanda. Non sono appunto qui per attaccare l'Olanda e il paese dell'indipendenza, ma quello che voglio fare è farmi vedere un altro punto di vista che esiste, piace, perché questa è la cosa importante. E per questo ho pensato, siccome questa voce, visto gli altri partecipanti, mancherebbe, allora è importante dare questa voce, anche se non mi piace bene. Un altro motivo per cui sono venuto è perché
questo lui non si faccia scappare. E ho scritto con un collega, come si incontra con un collega del Ministero della Lancia, in questo Vani, come ho letto con due libri di Ministero della Lancia, anche in distanza, perché c'è un bozzo che è il mio giornale. Così ho letto anche questo libro di Francesco Paolo, poi peraltro abbiamo organizzato insieme una conferenza stampa, ma la stampa extra di pericolo riusciamo per l'esperta strada autorata in Grecia. C'è pure anche un libro che ci scrive a Bimbo sul livello nazismo, sul canale che si chiama Cristo. La Grecia mi interessa, qualcosa scrivo su Grecia, sono uno strumento soprattutto dell'Italia e della Turchia, ma lo stesso in Turchia molto spesso. Parlo turco, non parlo greco, non parlo greco, sulla Grecia scrivo ogni tanto. Il mio giornale scrivo anche sulla Grecia a conto solo, diciamo, e non per sempre modo non piace a voi. La voce che manca spesso in Italia, è che la voce che forse non viene capita, e in questo senso forse faccio un po' il caso di diavolo, è questa voce nord-europea. Che cos'è questa voce? Che cosa vuole l'Europa, l'Inglesia, eccetera. Per capire questo bisogna capire la mentalità europea, che è una mentalità molto diversa rispetto alla mentalità italiana e rispetto alla mentalità greca. È una voce, è una mentalità diversa rispetto alla mentalità mediterranea. E io non lo so bene come sono la differenza, perché pur essendo nato e cresciuto in Olanda, vivo da 24 anni in Olanda e in Italia, mi sono sposato con una donna italiana da quasi 22 anni, lei è toscana di città calabrese, ci siamo sposati in Calabria, e come sapete tutti, la Calabria faceva parte della mia Grecia, e vedo molte cose in comune fra la Calabria, sicuramente anche la Puglia, da dove viene la Puglia, e tra l'altro non si parla di lei, perché sono inglesi, sono tutte le mie Grecia, si riuscite a scacciare. Io vengo a contare e quindi tento di fare da parte di altri, almeno di farmi capire insomma questa differenza che io vedo anche su più bene, perché i miei soci che sono calabresi e ho notato nel percorso degli anni sempre la differenza di mentalità. A mio parere l'Italia non è un paese liberale, e l'Olanda lo è, ma che cosa è il liberalismo? Il liberalismo si può colare con noi. L'Olanda è un paese liberale, ma si vuole dire con liberalismo è una cosa non così gentile, non così bella, così di moda che possiamo utilizzare per farci bene come i politici. Il liberalismo per un olandese, per un altro problema generale, è soprattutto autoresponsabilità. Autoresponsabilità vuol dire tu sei responsabile per il modo in cui tu conosci la tua vita. Se va bene, andrai tutto intorno, se va male, andrai a pagare. In Italia esiste l'espressione chi causa il suo male non cambia se stesso. Questo è una piccola traccia del liberalismo italiano, che fa anche vedere che il liberalismo non è così bello. È interessante come ideologia, è un modo di pensare, è un modo di passare, almeno noi utilizziamo il liberalismo così, è una mentalità ognuno ha fatto il suo. Se io, in quanto mio, avessi diventato disoccupato, non riesco più a trovare lavoro, se io dovessi usare la parte dei miei genitori e dire, cari miei genitori, potete aiutarmi, darmi dei soldi, che io non ce la faccio più, non dico, non ce la faccio. Perché è di noi, perché non noi? Perché non lo fai tu, perché tu hai studiato, tu non devi fare meglio. Io capisco se gli italiani che loro giudicavano una volta di prima. I miei soci, i calabresi, si fanno a pezzi per aiutarci, ma non si hanno fatto. Poi diciamo si viene anche qualcosa, perché naturalmente se tu dai qualcosa, ma qualcosa in cambio, non diciamo un po' di profitto, eccetera, eccetera. Nella mentalità olandese si diventa tutti molto conoscenti, molto presto, perché ci viene invitato nell'acqua in fondo. Tu devi notare da te. Quindi è una mentalità spietata. Il liberalismo, come lo approcciamo noi, è abbastanza spietato. Il liberalismo in Olanda si può dare in questo senso soprattutto a destra. La destra olandese è molto diversa rispetto alla destra italiana. La destra che ho sentito prima, la destra da noi, non è sempre destra,
discorso, e la forza può essere un discorso a sinistra, come questo. È diverso, la nuova università di Cristo è il posto stesso, anche una religione marianofilista, non di spada paga, non c'è un po', ma il posto stesso non c'è un po'. Non si sa se questo stesso è alla base della nostra identità, la conseguenza della nostra identità. Però è un po' la gallina, il fatto sta che è un'identità dura. A proposito di Grecia, qui scriviamo con quella là, gli olandesi, giusto, no? È un loro duro, a volte anche il loro arrogante, questo mi spiace, ovviamente, a volte un po' di razzisti, e mi spiace un po' di più. Però c'è da parte di molti miei nazionali un po' la tendenza di pensare come esiste in Italia questa espressione qui, causa un po' più del suo male che a se stessa. Nel senso che si ritiene che la Grecia ha fatto un casino bestiale negli anni precedenti alla crisi economica. In questo libro che mi è piaciuto, come detto con piacere, Francesco da Paolo parla di vari aspetti della Grecia. È vero che per esempio di Peter Hans, lui ha un bel attenzione per parte di questo mondo, questa solidarietà tra l'Italia e la Grecia, e questa è una cosa bella, importantissima. Nello stesso momento lui condanna la lavorata, ma lui è un giurista più bene, e quindi lui capisce anche perché la lavorata comunque è molto popolare. Tu vedi in questo esempio di questa persona, di questa bomba a casa, che dà che affitta la casa, poi c'è una stanza vuota, ma l'inviso che consiglia fuori, che lì viene occupato questa comunità che ha fatto così bestiale, e la polizia non fa nulla, questa lavorata. Tu parli di molti aspetti di questo libro, tu parli del mondo altissimo, della cosa negativa della lavorata, tu parli molto spesso delle conseguenze terribili da parte dell'elettore. È chiaro che non si ricorda per nulla con la politica dell'elettore, che ha fonti dalla Grecia, critica moltissimo. E poi tu dai questo esempio di destino in Grecia, eccetera. C'è anche qualche volta in questo libro una critica anche di fonti di Grecia, si vede anche la critica di fonti di Grecia. Demetrio De Leonardis, con la sua consueta onestà intellettuale, ha criticato in un libro antico il suo documento, ha fatto una mea culpa. L'ho trovato interessante, questa cosa l'ho considerato anche coraggioso, perché in un tempo, in un periodo in cui la Grecia sta così male, nel momento in cui un greco scrive un libro e lui dice ma comunque qui abbiamo sbagliato, vuol dire tanto di cappello, insomma, no? Ci vuole anche un coraggio per dire proprio ci sono errori da parte del paese. In Olanda e in Germania, perché in questo senso siamo diventati un po' sullo stesso scia, c'è quindi la tendenza di dire la Grecia ha sbagliato molto e adesso viene da noi come mendicante, insomma. Il giudizio è duro in molti paesi. E lo dico perché non voglio essere corta, non voglio raccontare una favola. Il giudizio è duro, forse per mancanza di informazione. Io personalmente ho la coscienza a posto perché ho fatto una reportage in Grecia. Ho parlato con gente che non riesce ad arrivare fino a me. Io adesso scrivo anche in Italia, adesso scrivo un altro pezzo per tutto, si può portare in Italia. E quindi io non ho dato, diciamo, un contributo a questa immagine negativa che invece ha tentato di far vedere anche il periodo drammatico di un libro che invece ha. Il mio giornale, non ho tentato, da non invece ha scritto anche sulla Grecia, sapendo che più o meno il lettore e molti olandesi amano questo testo, ma dobbiamo continuare a parlare. Ci sono stati titoli come per esempio di nuovo dobbiamo dare miliardi tutti a Pozzo senza fine, nel senso che si parla, si continua a parlare della Grecia, perché si tratta di prestiti, ma non è spesso che non l'hanno mai detto. Non è vero, è un mondo di miliardi.
sconosce molto. Si è deciso di coprire il buco, di coprire un grande debito con un debito infinito. Cioè, il governo ha sbagliato a forzare una delle leggi con cui si sbagliano. Il governo delle larghe intese con la droga. E questo è questo. No, è dentro chi ha capito il debito. Il debito l'hanno creato per fare i conti liberali. Valore, maggiore di informazione,
naturalmente in questa mentalità liberale dell'altra società, aspetto di questa mentalità liberale, la parola solidarietà. Comunque, io mi fermo qua. Sacrifici al nord e al sud dell'Europa e nel Mediterraneo.
Però ovviamente la linea sulla quale è più giusto insistere è quella, attributo dall'informazione, perché è giusto che i cittadini siano informati correttamente, e poi la linea della cultura, perché soltanto conoscendoci meglio anche le differenze evitiamo di analizzare quei temi. A volte abbiamo visto in televisione anche con colleghi della stampa estera che invece diciamo, evidentemente hanno vite familiari più monotone e quindi non apprezzano il valore della differenza. Lo dico perché sono molto maggiore per uno dei contrasti forti con alcuni colleghi tedeschi in modo particolare, che in effetti diciamo ci sono resi con le basi di più di soldi che avrebbero spinto in una direzione che purtroppo in tanti hanno vissuto come nel nord dell'Europa. Quindi credo che dobbiamo lavorare molto sulla cultura e da questo punto di vista io approfitto per ringraziare ancora Francesco per il suo sforzo, perché è nel libro, nell'attività giornalistica che quotidianamente lo vede protagonista, si sforza di raccontare una volta l'attore. Quindi vi cedo la parola e grazie. Grazie Conte. Io vorrei toccare due elementi. L'elemento dell'Europa. Altino Spinelli, con Ravenato, che è il ciclo dei Gasperi, noi avevamo disegnato quello che oggi chiamano Europa. Avevano immaginato un territorio che fosse allo stesso tempo solidale, riformista, progressista e con un minimo di sviluppo industriale. Quel sogno dei padri fondatori oggi non c'è, e tutti i governi che si sono susseguiti non sono stati in grado di realizzare quel disegno. È un continente che non è solidale, perché è vero che stanno prestando i soldi alla Grecia, ma forse non saranno sufficienti per 50 anni, lo sai perché quanti? Perché la Grecia non è in grado di restituire il debito, perché il grande debito, la voragine finanziaria, a fine di trattare le politiche fallimentari, antiliberali e conservatrici, è un buco che oggi si è scelto di coprire con debiti infiniti, non sanando il buco materno. Una cosa, se non parla, si butta. Non si può riparare un vaso cinese che crolla in mille pezzi, non si può fare. È contro la natura, è contro la fisica. La Grecia sta subendo una serie di misure legislative avallate dal governo, ovviamente sull'impostazione della droga, che fa accaponare la pelle. Oggi un medico in Grecia, un medico che studia 6 anni di quadro di specializzazione, viene assunto in un nosocomio a 700 euro al mese. Con tutto il rispetto, per tutte le categorie. Un'altra legge prevede che una serie di cantieri, che stanno per essere allestiti in Grecia, ovviamente appartenuti dalla Germania, ovviamente, assumono operai a 350 euro al mese. Questo non è uno stipendio dignitoso, non sto facendo un discorso di mera solidarietà intellettuale oppure di utopia 60.000, stiamo parlando di fatti. Io faccio il giornalista, nel 2012 ho trascorso interamente in Grecia e ho visto con i miei occhi che cosa significa l'azione della troica, ma di conto quel libro io do anche una responsabilità. Io tiro le reti dei governanti, il ministro dell'economia greco oggi è lo stesso che ha curato il passaggio dalla Draghi a lei, signore, è uno dei responsabili della contingenza di oggi ed è il candidato a guidare la Banca di Grecia. Queste cose vanno raccontate con franchezza, con i dettagli, ma vuol dire bisogna anche fare un passo davanti. Il passo davanti qual è? Che oggi la Germania, giustamente, ma forse lo faremmo tutti, non so, forse quasi tutti. La Germania chiede il rispetto di alcuni patti, impone delle leggi, ma non impone anche l'acquisto di armi per 68 miliardi di euro, signori. La difesa è un comparto estremamente serio e delicato, occorre, ma la Grecia forse non ha bisogno di 68 miliardi di euro di carri armati, leopardi, acquistati dalla Germania. Forse l'Italia ha bisogno di una situazione geopolitica differente, avere sviluppo, avere bisogno all'estero, ma la Grecia forse sono un po' troppo per la Grecia. Oggi in Grecia, se alcuni numeri del BOX negli ultimi 6 mesi sono calati, quindi c'è stato un piccolo miglioramento impercettibile, non lo si vede allo sforzo del governo, al welfare o all'assistenza dei grandi enti economici, ma lo si vede a medici senza frontiere, a gente che è andata senza guadagnare il tempo di un quattrino, è andata in Grecia. E ha fatto lo sforzo straordinario, ho intervistato a posto Svezis, che è il direttore di Emergenza Frontiere, bene, il direttore italiano di Emergenza Frontiere di Roma, in greco, Costa Sposco Corinis, che mi ha detto che negli ultimi 5 anni hanno cambiato completamente la loro politica internazionale, meno aiuti all'Africa e più aiuti alla Grecia. La Grecia negli ultimi 3 anni è stata l'Africa dell'Europa, perché ci sono dei casi allucinanti, casi estremi, casi umani. Un malato di chemioterapia, signore, è stato cacciato.
cacciato dal ponte ambulatorio di Liga, quello che ieri la Troica ha chiuso, perché in Grecia da ieri i ponti ambulatori del Servizio Sanitario Nazionale sono chiusi e tutti vanno in ospedale, quindi negli ospedali greci da domani sarà come minimo il pandemonio, perché tra le urgenze, tra le piccole emergenze che risolvono i ponti ambulatori della pubblica, immaginate che situazione possa crearsi. Perciò quei medici che facevano un lavoro non potevano pagare le visite chemioterapiche a questo paziente, semplicemente perché i farmaci erano terminati. E l'associazione dei farmacisti aveva terminato la pazienza, aveva anticipato solo per 3 anni. Allora ecco che con queste premesse il sistema non può che esplodere, non c'è una soluzione, non c'è la soluzione della Troica è fallimentare, vi ripeto, perché la medicina imposta dalla Troica sta uccidendo lentamente il paziente. Io faccio l'esempio di Emanuele Bravo, con tutto il rispetto al Presidente, sono per questo che conosco suo padre, perché oggi la Grecia è alimentata e diventata forzatamente, ma nella consapevolezza generale che il risveglio non c'è. Perché se prende il Samaras 2 settimane fa, dato i numeri della ripresa, questo famoso 1,5 miliardi di avanzo alla fine del 2013, come 1,5 miliardi di avanzo si scontra con la realtà di tutti i giorni. In Grecia oggi c'è un'auto parcheggiata per strada senza targa, si toglie da targa perché l'assicurazione costa tantissimo. Oggi un auto di medici in grata è tassata dallo Stato con un'auto di grande lusso, si tassano le auto a metano. Immaginate un po', nel resto d'Europa si fa lo sconto, insomma, utilizza l'auto a metano con l'inquino che costa meno, invece ci mette la tassa sul metano, ha messo la tassa sulla casa, chi non può pagare le tasse perde la prima abitazione oggi invece. Stanno per costruire delle carceri, per, non per l'evasione fiscale della testa da capo, non per quelli, stanno costruendo delle carceri per gli imprenditori sudastrico che non potendo più pagare le tasse oggi non ne hanno più e hanno milioni di euro di tasse di evasi. Beh, signori, questa non è Europa, questa non è solidarietà, questo non è il sogno di Spinelli, di Gasperi e di Adenauer, questa è una politica sbagliata che ovviamente colui che guida l'Europa giustamente applica, ma si dimentica di tanti scandali che hanno coinvolto la Germania, di tante azioni di una discrepanza politica talmente macroscopica, e la cosa che fa più male è che molti medici italiani lo hanno migliorato, come se ne sono serviti in occasione di alcune campagne elettorali. Voglio dirvi, e chiudo, che io sono stato anche minacciato dal portavoce di un politico greco abbastanza importante, perché avevo dato conto nel 2012 di tutti questi fatti. Ovviamente scrivendo sul Fatto Quotidiano si può fare poco commento, io non sono i fatti. E mi ha fatto male questa minaccia, non tanto in quanto tale, perché ognuno di voi può ricevere tante disgrazie e gradevoli, ma perché veniva data dalle persone che ha causato tutto ciò, da una persona che ha governato il paese per tanti anni, insomma, che aveva l'occasione, perché è ricco, perché è famoso, perché si diceva patriota, di rimettere in piedi un sistema e che oggi dice al mondo io sono il salvatore. Io penso che c'è un momento nella vita in cui bisogna mettere da parte le promesse, le parole, magari lasciamole al giorno prima delle elezioni. Quando c'è in gioco la sopravvivenza della nostra patria, che si chiama Grecia, che si chiama Germania, che si chiama Mediterraneo, è posto dobbiamo fare tutti uno sforzo di coscienza, uno scatto di reni, e per una volta, insomma, abbandonare il buon tono del politicamente corretto e dirci le cose come stanno. Grazie. In realtà non abbiamo tantissimo tempo, però prima di sentire ci sono degli interventi, vi chiedevo da me, prego. Sarò brevissimo, solo per una nozione. Io amo molto Martin perché è una persona che con grandissima chiarezza giornalistica riesce sempre a cogliere, no, qual è la notizia della questione. E dà la chiarezza e la forza delle sue opinioni che non usano in Grecia, che non è una parola, che è una paresia, no? E quindi veramente sono rimasto impressionato dalla solidità, diciamo così, dalla chiarezza del suo intervento. Volevo solo annotare questo, che la contestazione della medicina, quindi della politica dell'austerità, in Italia, ma non parla nel periodo preelettorale in particolar modo, veniva contestata da un leader del centrodestra che si chiama Berlusconi, e con gli stessi quasi espressioni semantiche per il leader della sinistra radicale greca, Alexis Tsipras. Uguale critica, uguale analisi e uguale ricetta di uscita da questa politica, che non solo indica la relatività dei concetti di destra e di sinistra
liberali rispetto ai vari paesi europei e tutto il mondo, ma significa anche che questo enorme schiaffone che si prenderà questa Commissione europea, attualmente in carica, che io personalmente considero la peggiore in assoluto tra quelle che hanno governato l'Unione Europea, da quando esiste l'Unione Europea, sarà uno schiaffone talmente forte che verrà da settori molto diversi, si esprimeranno in maniera molto diversa dalla destra all'estrema destra, dalla sinistra all'estrema sinistra, comunque esprimeranno tutti quanti la loro varietà, la loro pluralità, questo radicalissimo rifiuto di una politica che privilegia la finanza a scapito dell'economia reale. Grazie. Giusto per sottolineare un aspetto che è quello cui forse che è l'origine di tutto. Francesco faceva riferimento a quelli che sono stati i padri fondatori dell'Europa, ma loro sono stati i padri fondatori dell'idea. Quello che abbiamo realizzato è tutta un'altra cosa. Noi abbiamo realizzato un organismo che se oggi, prima di anni politica, dovessimo valutare, penso che sarebbe il primo a dover sparire per quello che è l'enormità di costi che ha, senza poi quelli che sono i risultati che dovrebbe dare. Noi abbiamo un Parlamento europeo che è totalmente inutile perché non riesce a dare nessun indirizzo, non ha poteri per prendere leggi se non quello di stabilire le misure del pesce pescato quando deve essere. Siamo proprio in condizioni certe, mentre poi manca quella che è la sostanza, perché uno Stato nasce essenzialmente, e quando giustamente la promessa parlava all'inizio di un'Europa dei popoli, e quella era la spiegazione. Oggi noi non abbiamo solo dei popoli, perché se avevamo un'Europa dei popoli avremmo avuto innanzitutto una politica estera europea, avremmo avuto una politica di difesa europea, avremmo avuto quelli che sono principiali atti identificativi di uno Stato di carattere comune, mentre invece oggi ognuno fa una politica sua estera, ognuno fa una politica sua di difesa, a volte sono molto contraddittorie, non c'è mai una posizione univoca, però abbiamo ceduto importanti settori della nostra sovranità a una lobby economico-finanziaria e burocratica che è quella che determina gli interessi dell'Europa, che molte volte non sono gli interessi dei nostri popoli e della nostra nazione. Non so se allora, da questa parte non ci sono più interventi, però se ci sono dalla parte vostra e che dovevamo rispondere. Grazie.
un gigante con le stesse grandi sarebbe un problema di avviso mentre in evidenza alle diciamo le altre stesse luci industriali così naturali non solo dell'indirizzo ma del set che io ripeto anche dal 2010 noi arrivavamo da tanto passati tutti i giorni ma per 15 anni di non fare cose non fare poco facendo Spagna, Irlanda, perché se non hanno nessuna grande cosa. Perché si sta facendo un problema. Improvvisamente, il mio detto primario, con tutti gli errori, gli studi, per fare questi francesi, sono stati in parte dei dati giudici, non è la verità, vero, la divisa questa. Lui sembra già una cosa da valore. E a questo punto questo è il mio detto pubblico e a questo punto sarebbero bene resistere a queste idee che gli italiani sono. Io vi faccio vedere dei paesi più corrotti, veramente dei paesi non corrotti, poi stranamente i paesi più corrotti sono sempre gli italiani, io se hanno cominciato che si ne hanno un po' grosso. Quindi si fa queste liste di idee che è un po' strano, ma forse. O anche da noi sono destra, 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 sociale, economica, dal punto di vista economico, non si sente giustamente, diceva il rappresentante del sinistra, tanto di destra, la vita, chi invece pensa che sono parte del sociale, dell'Italia, del marxismo, ci vuole spiegare un po' la questione della sottrazione. Molti di voi vivono in un condominio, immaginatevi
se invece di fare un conto proprio di spese entrate, se si facesse per tutti i comuni un tempo di spese entrate, come andrebbe a finire? Sarebbe un disastro. E non si pensano, per esempio in Olanda, se noi facciamo un conto di entrate e spese di tutta l'Unione Europea, diventa un casino. Se ognuno deve pensare alla sua propria spesa e entrata, nella sua propria casa, allora si prende la responsabilità di questo. Nel momento in cui diventa comune, tutto comincia a essere una cosa. Questa è la realtà che io metto in conto e che non ho fatto in senso. Allora, il bilancio, però, dentro il nome, andiamo proprio a partecipare. Il bilancio è la non ci sono altre cose, ne siamo anche per diverse, abbastanza in orario. Io ringrazio tutti, ancora in particolare il direttore che sono sorgente professionale. La battuta è di fare come prescrivevano gli antichi greci, di fare i cittadini attivi. L'uomo, a differenza dell'animale, provvede alla fama futura. Allora, lo guardiamo ad oggi, e questo deve essere un auspicio per tutti, classe dirigente, leader, professionisti, politici. Non guardiamo ad oggi, non guardiamo alla nostra cena di questa sera, ma pensiamo a costruire qualcosa che sia realmente in casa comune domani. E non è il caso che il destino abbia voluto che il semestre di presidenza mediterraneo fosse noto il primo ambiente con italiano, per tanto che ci lega, ma forse soprattutto per dare un segno di responsabilità. Forse questa è la volta buona, il 2014 può essere la volta in cui diamo agli amici nord europei la lezione che siamo fatti qui, perché forse il livello del passato sono le stesse.